Ciao a tutti, sono tornato dopo un mese di assenza dalla scena di YouTube. Questo mese ho cominciato l'università, anzi siamo già quasi vicini alle prove intermedie, prime di novembre. Oggi sono qui per fare un unboxing. Ecco, io ho fatto pochissimi unboxing nella mia carriera da YouTuber. Sono su YouTube da 3 anni e mezzo. Quasi 4 anni avrò fatto tre unboxing in tutti i canali che ho avuto fino ad oggi. Questo perché ho sempre considerato, faccio una rivelazione, sempre considerato l'unboxing, cioè lo scartare il cellophane della scatola, aprire con cura la scatola, metterci un po' di suspense magari, maneggiare il prodotto, esporlo all'obiettivo della telecamera, sempre considerato tutte queste cose come dei riti un po' feticistici. E tuttavia oggi sono qui a fare un unboxing, quindi viva la coerenza. Vabbè, allora, sempre pensato comunque che l'unboxing, oltre a questo, avesse anche l'obiettivo di parlare del prodotto, no? Di presentare un prodotto, parlare delle sue caratteristiche, dei vantaggi, ok? Quindi l'unboxing ha anche questo lato utile, lato buono. Oggi farò l'unboxing di Gunnar Optics, ovvero degli occhiali che hanno delle lenti, fatte apposta per ridurre l'affaticamento degli occhi davanti allo schermo dei computer, allo schermo dei tablet o della televisione se si gioca con le console. Ecco, io adesso non gioco più ai videogiochi, però sto sempre, passo un buon numero di ore davanti al computer, prevalentemente per navigare, insomma, su internet e anche per produrre contenuti. Sapete che io adesso ho da poco scritto un libro, ora sto pensando anche di aprire un blog, quindi sto, insomma, un po' di tempo davanti al computer. E ho pensato che l'acquisto di questi occhiali potesse essere un importante investimento. Dovete sapere che io adesso ho cambiato paradigma per quanto riguarda il mio lato consumistico. Non parlo più di acquisti, ma di investimenti. Occorre fare investimenti, nel senso che tutto ciò che compro deve avere una utilità, deve essere inserito all'interno di un piano di miglioramento. Quindi questi occhiali rientrano in questo piano perché, come vi ho già detto, consentono di passare più tempo davanti al computer senza fare affaticare gli occhi e dovrebbero prevenire anche il classico mal di testa, che di solito si manifesta dopo svariate ore passate davanti al computer senza prendersi pause e quando la frequenza di battito delle palpebre comincia a diminuire. Ecco, questi occhiali risolvono questo problema. Stando a leggere moltissime recensioni che ho visto su Amazon, questi occhiali consentono di passare tante ore davanti al computer senza che questi problemi si manifestino. Ma passiamo ora a questo rito dell'unboxing. Ecco qui la scatola, ecco qui il taglierino e il negozio in cui le ho comprate, uno store online italiano, si chiama draco.it. Non li ho comprati su Amazon perché erano disponibili solo nello store americano, quindi la spedizione costava un botto perché era dall'America. Ecco, spedizione con questo store un po' lentina, diciamo, un po' di ritardo rispetto ai tempi preventivati, ma alla fine sono arrivati integri, si spera. Adesso vediamo. Ok, da molto che non faccio unboxing, quindi non è facile coordinare le due cose. Io sempre davvero voluto cercare di aprire una scatola in modo ordinato, non spaccandola tutta, ma non è facile, ci vuole una laurea in ingegneria. Ingegneria degli unboxing. Ingegneria dello scatolame. Direi di procedere a un taglio cesareo della scatola. In questo modo. Bloccare il taglierino, se no. Ok.
estraggo con cura il prodotto. Ecco qui, Gunner Digital Performance Eyewear. Dentro speravo nella presenza della custodia, ma soltanto un sacchetto di plastica vuoto. Però è gonfio, beh, sarà stato per proteggere da eventuali urti. Niente, la scatola dovrò, la custodia, volevo dire, dovrò comprarla su Amazon. Ecco qui gli occhiali. Adesso procederò anche a rimuoverli da qui, ma lo farò in autonomia, sarà un piacere autonomo, no, se no dura troppo il video. Ecco qui gli occhiali rimossi dalla confezione, vi ho risparmiato una lotta all'ultimo sangue con la plastica dura della scatola e come vedete gli occhiali hanno lenti gialle, sono lenti gialle che, come vi ho già detto, sono progettate per ridurre l'affaticamento degli occhi e il mal di testa. Ora non posso farvi una recensione, non è che posso indossarli e dire come cosa si prova a tenerli indossati, però se volete magari li userò per un paio di mesi e poi posso fare una recensione, dai, delle opinioni personali. Direi che sono gli unici occhiali per computer sul mercato, forse ci sono altri due, tre marchi, mi sembra, ce n'è almeno uno. Anche quello abbastanza famoso, ma insomma, i Gandar sono quelli più consigliati, sono anche più costosi. Questo è il modello Amber, no, si chiama Shedog, il modello Shedog Onyx Amber, il colore, cioè hanno la cornice, la montatura di color nero. Con una grande sorpresa, in confezione, ho trovato anche questa piccola, questo piccolo sacchettino che nel frattempo fungerà da custodia, ecco. Poi vabbè, ordinerò il case su Amazon. E anche questo piccolo libretto di istruzioni contenuto nella confezione. Anzi no, prima il motto che è riportato qui sulla scatola: Work faster, see sharper, live better. Una cosa molto molto comune in questi motti che accompagnano le confezioni dei prodotti, no? Cioè partono da elencare quali sono i pregi, i vantaggi di usare un prodotto relativo al suo specifico ambito di competenza e poi passano subito alla questione del vivere meglio. Alla fine, insomma, una cosa che non è poi così sbagliata. Gunnar Program. Vabbè, questo qui sarà un libretto di istruzioni tutto in fine print, tutto scritto piccolo. Vediamo semmai il look Gunnar Optics. Sì, ecco, niente male, un'aria molto professionale. C'era un altro modello di questi occhiali che aveva una montatura molto simile a quella di questi Ray-Ban. I Ray-Ban che andavano di moda, spopolavano circa 3 anni fa. Terza superiore c'è stato quell'estate dove tutti sono comprati questi Ray-Ban. Vedete questi qui, ecco questi qua, con la montatura di plastica nera. Ecco, c'era un modello di questi occhiali che aveva questa montatura, solo che costavano circa la metà di questi. E questi qua sono fatti in un materiale ultra leggero, sono davvero leggerissimi, molto molto sottili e ho preferito prendere questi. E niente, adesso potrei stare qua 2 ore davanti allo schermo del computer e vedere e commentare, dirvi se mi si stancano gli occhi. No, beh, di primo impatto lo schermo del computer è ingrandito, c'è un effetto di ingrandimento dello schermo del computer, proprio dei di tutti gli elementi, tutti gli oggetti dello schermo del computer e non posso dirvi adesso, insomma, se gli occhi mi si sono stancati o no. Come vi ho detto, se volete, fra qualche mese farò una recensione di questi occhiali.
occhiali. Per ora direi di fermarci qui. Ci vediamo alla prossima.